Forza bella ragazzi, bentornati e un grosso saluto dal vostro Mister Viola. Un altro video dedicato ai top player che vanno in scadenza di contratto, quindi colpi low cost che potrebbero fare molte squadre, ma che speriamo la Fiorentina arrivi prima delle altre. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Mister Viola, attivate la campanella, condividete, tanti pollicioni e in più seguitemi anche su Instagram, mi trovate sempre sotto la voce di Mister Viola. L'altra volta abbiamo affrontato gli argomenti di Willian del Chelsea che va in scadenza, di Vertonghen del Chelsea, rispettivamente esterno sinistro offensivo e difensore centrale, giocatori che farebbero veramente molto comodo alla Fiorentina, tra l'altro dai costi bassissimi a parte l'ingaggio. Oggi invece voglio parlare di un calciatore che gioca in Serie A, italiano, calciatore di cui sicuramente avete sentito parlare in questo periodo perché è in orbita Fiorentina, o meglio, la Fiorentina è molto interessata al calciatore. L'entourage Viola ha già parlato con l'entourage del calciatore, non c'è stato né un sì né un no, è stato un ni, nel senso non disdegno la possibilità di approdare in Viola. Sul calciatore è molto forte anche il Napoli, ma di chi sto parlando? Di Mr. Jack Bonaventura. Ma chi è Jack Bonaventura? Ha 30 anni, centrocampista, valore di mercato intorno ai 12 milioni di euro, valore puramente informativo perché va in scadenza, non rinnoverà con il Milan e guadagna 1 milione di euro netto a stagione. Naturalmente il calciatore potrebbe decidere anche di decurtarsi leggermente lo stipendio, non lo so, butto lì, puramente informative così, 800.000 euro su 2 anni più l'opzione sul terzo collegato a bonus, potrebbe essere un'idea, quindi non andrebbe neanche a pesare troppo sulle casse della Fiorentina, cosa che piace molto anche a Comisso, e poi perché è italiano, ma conosce molto bene il campionato italiano, probabilmente se andasse all'estero si troverebbe secondo me in difficoltà, quindi secondo me il calciatore comunque rimarrà in Italia e la Fiorentina è una delle opzioni. Ma chi è Jack Bonaventura? Perché Commisso? Perché la Fiorentina vuole Jack Bonaventura? Lo vuole perché è un centrocampista todocampista, un centrocampista duttile che sa giocare da mezzala, trequartista e dalla sinistra. Lui nasce come mezzala, però nella sua carriera ha giocato anche su più ruoli, quindi è un centrocampista con cui te la puoi giostrare, no? È un giocatore che ti può ricoprire più ruoli a centrocampo. Conosce molto bene il calcio italiano, il campionato italiano. Bravo in fase offensiva e bravo in fase difensiva. Una delle caratteristiche è che, innanzitutto, vabbè, è bravo nei dribbling, ha una buona tecnica ed è anche abbastanza veloce. Sa calciare da fuori, batte molto bene i calci piazzati da lontano, quindi è un calciatore che riesce a mettere molto bene la palla dentro, ma soprattutto una caratteristica fondamentale per un centrocampista, cioè è ambidestro. Lui è un destro naturale, ma ha molte capacità di calciare con la gamba sinistra, quindi riesce a calciare sia col destro che col sinistro. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Jack Bonaventura, magari perché no, prossimo acquisto della Fiorentina il prossimo anno, perché no, io non lo butto via. Nasce come calciatore nel 2006 con le giovanili dell'Atalanta, col quale fa l'esordio in prima squadra nel 2008, una sola apparizione in prima squadra, verrà girato in prestito nel 2009, con cui fa l'esordio, addirittura esordio con gol, con il Pergo Crema, che poi lo restituisce all'Atalanta, che lo rigira nuovamente in prestito con il Padova, con cui conquista la salvezza. Il Padova no, non esercita il diritto di riscatto che aveva sul calciatore, rientra all'Atalanta a fine 2009-2010, con l'Atalanta firma il prolungamento del contratto fino al 2015 e da lì nasce la carriera di Bonaventura nell'Atalanta, con il quale poi lo conosceremo meglio fino al 2014 dove approderà al Milan. Bonaventura è una caratteristica fondamentale per un centrocampista italiano moderno come oggi, cioè la garanzia dei gol a stagione, garantisce 6, 7, 8 gol a stagione. Vi ricordate Iachini cosa disse su Castrovilli? Castrovilli diventerà veramente forte quando ci garantirà 6-7 gol a stagione. Quello è un centrocampista. Bonaventura te li garantisce. Perché dico questo? Perché tra l'esperienza Atalanta, Pergo Crema, Padova, Atalanta, ha collezionato 127 presenze condite da 23 gol. Con il Milan ha collezionato 143 presenze con 29 gol. Quindi praticamente lui in 293 partite ha collezionato 50
4 gol, quindi è una media molto alta per un centrocampista, ovvio non è fenomeno, però è un centrocampista che ti garantisce quella mole di gol utile che ti fanno far punti, no? Che ti portano punti in casa. Parlando un po' della carriera di Bonaventura, non ha vinto molto. Ha vinto il campionato di Serie B con l'Atalanta, quindi la promozione con l'Atalanta, ha conquistato una salvezza con il Padova. Nel 2016 il suo trofeo più importante, che è la Supercoppa italiana. Quando approda al Milan nel 2014, fa il suo esordio nel 2017, nella sua prima partita con in Europa League. Purtroppo poi succede quello che danneggia un po' la carriera di qualsiasi calciatore. Nel 2018-19 subisce una lesione al ginocchio che lo costringerà a fermarsi e a perdere tutta la stagione. Poi naturalmente è ritornato a giocare alla guida di Giampaolo, quindi nel campionato attuale, e poi di Pioli. Parlando di nazionale, anche lì Bonaventura non è stato fortunatissimo, perché uno non pensa a Bonaventura, pensa subito alla nazionale, però è un nazionale, cioè perlomeno è stato un nazionale. Lui nel 2008 ha cominciato la carriera all'interno della nazionale Under 19, Under 20, poi Under 21 e Italia B e poi Italia Maggiore, quindi la nazionale maggiore. Il suo esordio, quello più importante nella nazionale maggiore, lo fa a maggio, il 31 maggio nel 2013, alla guida del nostro grande, bene amato e mai dimenticato Cesare Prandelli, che lo fa esordire in nazionale. Negli anni successivi, nei 2 anni di Conte, il giocatore è sfortunato, o meglio, non viene preso tanto in considerazione da Conte, lo convoca, ma non gli fa ritagliare quello spazio importante in nazionale. Invece, con Giampiero Ventura è titolarissimo nella sfortunata situazione delle qualificazioni del mondiale che ha visto l'eliminazione dell'Italia, però comunque era titolare. Poco prima dell'infortunio, quindi nel 2018, Mancini comunque lo convoca e gli fa giocare titolare la Nation League. Quindi questo è un po' Jack Bonaventura, centrocampista che a mio parere farebbe molto comodo al centrocampo viola. Voglio sapere anche la vostra opinione, naturalmente vi piace come nome, vi fa sognare, vi fa dare delle garanzie. Beh, se immaginiamo un centrocampo come Duncan, Castrovilli, Bonaventura, non sarebbe male, calcolando che poi i sostituti potrebbero essere Benassi, Pulgar, Ambarat, quindi comunque secondo me potrebbe far veramente comodo alla Fiorentina. Ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, naturalmente tanti pollicioni, mi aspetto i vostri commenti, anche i vostri consigli su calciatori che vanno in scadenza di contratto e che magari potrebbero far comodo alla Fiorentina. Come sempre vi aspetto al prossimo video, non mancate e come dico sempre, forza viola!